è finita. Siamo retrocessi, siamo tornati nell'incubo della Serie C, Lega Pro, chiamatela come volete. Una cosa che voglio precisare prima di iniziare è che questo video probabilmente, non lo so, sarà più corto rispetto agli altri, perché davvero la delusione qui è tanta e non mi voglio perdere in chiacchiere. Vi dirò, magari anche parlando, ricordare scene che sinceramente possano darmi fastidio a livello di sensazioni, ecco, perché comunque allora se voglio dirvi è che per tanti possa essere solamente uno sport, un gioco, una passione, quello che pare, per me vi dirò la verità, il Livorno non è semplice, cioè non è, non, quando c'è le partite di Livorno non sono semplici partite, il Livorno per me non è una cosa che a me personalmente mi sta a cuore tanto, e quindi determinate cose magari le prendo peggio di come dovrebbero essere prese, ecco. Quindi tra le discorsi prima cercherò di non essere, di non entrare nel dettaglio come a volte ho fatto per quanto riguarda questo commento qua, ecco. Allora, prima della partita a parer mio analoga a quella fatta con Perugia, ovvero che Livorno e gioca bene, fa bene la prima parte di gara e poco bene, decisamente poco bene, per me in maniera opposta la seconda. Vabbè, risultato 2-2, pareggio meritato e niente, vabbè, come sapete pareggio che poi a causa della matematica ha appunto causato la matematica retrocessione del Livorno in Lega Pro. Comunque, alla partita, iniziamo. Allora, primo tempo, come ho già detto, Livorno parte subito, o perlomeno quasi subito, a manetta, voglioso comunque di cercare di portarsi a casa tre punti che potevano permettere alla squadra di qualificarsi per i play-out. E difatti il Livorno, dopo, se non sbaglio, 25 minuti più o meno, insomma, riesce a trovare il primo gol, un grandissimo gol sempre di Mattia Ramu. Che fra l'altro abbiamo già fatto due gol, era quello che ha tenuto vive, no, le speranze di salvezza a parte di Livorno, insomma, di fatto con questa parte lì. E grazie comunque alla manazione, insomma, a Livorno 1-0. Proprio sullo scadere del primo tempo, Livorno riesce a conquistarsi una punizione, una buona posizione, arriva sempre Ramu e la ributta alle spalle del portiere. Un'altra doppietta di Ramu, fatto 4 contro partite. Insomma, finisce il primo tempo 2-0. La cosa particolare è che Livorno, nonostante comunque in attacco, cioè dal punto di vista offensivo, abbia fatto una buona partita, l'ha fatta anche secondo il punto di vista difensivo, che a differenza della partita contro il Perugia, in cui appunto il Perugia, diciamo, attaccava sì e no, nel senso era abbastanza molle, il Lanciano chiaramente, siccome era quella che se vincevamo retrocedeva al posto nostro, si è reso pericoloso svariate volte, e Livorno in difesa è stato abbastanza bravo nel primo tempo. Insomma, il risultato finale del primo tempo è stato quello di 2-0 per noi. Entriamo nel secondo tempo, c'è la squadra rientra nel secondo tempo e per il mio, come ho detto prima, si rivede un po' quella che è stata il secondo tempo della partita contro il Perugia, ovvero che inspiegabilmente Livorno si chiude. E voi dite, perché spiegabilmente secondo te? Perché non c'era bisogno di chiudersi, dovevamo solamente gestire meglio le cose e magari non essere così offensivi, ecco. Magari essere un po' di meno è il giusto, però comunque tenere, cioè essere sempre, diciamo, nella zona del centrocampo, cioè giocare tranquillamente piuttosto che chiuderci e trovarci in 10, a parte vantaggiato rimaneva su nella nostra parte, ecco. Comunque, inspiegabilmente Livorno sceglie di chiudersi. E questa situazione porta, se non sbaglio, anche per loro più o meno al 23esimo, 24esimo, un calcio di rigore che sinceramente tuttora non ho visto, non lo so, quindi si dice che sia dubbio. Resta di fatto che oltre al calcio di rigore viene data anche l'espulsione al portiere Ricci e Livorno al commento si ritrova in 10. Posto di Ricci chiaramente fanno, insomma, Gelain decide di fare il cambio, esce Vaiusci e entra Pinzoglio,
insomma, Lanciano batte di rigore e la butta dentro 2-1. Da lì diventa veramente una sofferenza. Sofferenza che viene poi trasformata in realtà al 39esimo grazie alla paperona di Pinzolio. Che Pinzolio decide di uscire su un calcio di punizione del Lanciano. Il pallone scivola dalle braccia, porta sguarnita. Il giocatore del Lanciano, se non sbaglio, Turchi, tira. Lambrughe, per cercare di buttarla fuori, di tirarla su, ci mette il piede e fa una sorta di autogol, anche se in realtà credo che la palla entrasse, probabilmente alla fine entrava già dentro. Insomma, 2-2. Un 2-2 che, come poi si è visto, fino a quel momento, cioè fino a quel momento, chiaramente avrebbe fatto retrocedere Livorno, e infatti così è stato, perché poi non ci sono stati altri gol fino alla fine, anche se Livorno ha provato a fare qualcosa, ma niente di eclatante, e niente, la partita finisce così. So che sono stato molto superficiale, molto veloce a raccontare le cose, però ve l'ho già detto, e vedete perché. E niente, la partita finisce 2-2, chiaramente poi è successo un po' di asino e bla bla bla, e questo è quanto per quanto riguarda la partita. Ora, posso dire un attimino la mia su questa retrocessione qua? Allora, io personalmente non sono stato uno di quelli, di quei tanti, non tutti, che era già da un po' di tempo che hanno fatto discorsi di tanto è finita, siamo retrocessi, bla bla bla. Io no, io ci ho sempre un po' sperato. In primis perché sono uno di quelli, come già dissi nei precedenti video, o in qualche precedente video, che fino a che la matematica non dice la sua, cioè è giusto sperare, e poi io tuttora sono convintissimo che, magari non come dicevo inizialmente perché mi sono ricreduto, anzi mi hanno fatto ricredere, sono convintissimo che qualitativamente, non per come giocano, qualitativamente ci sono squadre peggio. Io personalmente credo che Livorno potesse essere una squadra, cioè personalmente se... Allora, il fatto di lottare a playoff e Serie A, quella no, quella non so, a parte, quello forse era troppo, è lì che avevo sopravvalutato la squadra. Ma secondo me questa situazione qui, cioè la situazione in cui Livorno ha fatto tutto per trovarsi, cioè sottovaluta la squadra, perché io sinceramente credo che Livorno poteva essere tranquillamente una squadra che si salvava con 4-5 giornate in anticipo, se riusciva a mettere in campo quanto di buono ha qualitativamente. Perché parliamoci seriamente. Ad esempio, Schiavone, per dirne uno, per amor di Dio, a volte c'ha le giornate, ma qua c'hanno tutti. Schiavone non è assolutamente un cattivo centrocampista, calcolando che è del 93, quindi è giovane. Aramo, Bibi si è visto. Aramo ogni tanto sembrava di rivedersi Ligardi, perché c'è un mancino incredibile. Fidato quando è in forma, mi volete dire che è male. Per l'amor di Dio, l'ha fatto uno, sì, però io vorrei darvi il gol che fece una delle prime giornate di campionato. Questo sono un tre che ho detto sì. Poi sì, ci sono quelle lì che non di, brutto da dire, che non, per ora non sono da categoria, però allo stesso tempo sono anche loro. E io credo che Livorno qualitativamente non era la classifica non rispecchia quanto di buono ha. Ripeto, non è che devi lottare per andare in Serie A, assolutamente no. Ma nemmeno retrocedi, e tantomeno nemmeno lottare per non retrocedi, secondo me. E è questa cosa che a me personalmente mi ha deluso tanto. Nonostante tutto, io diciamo che cerco di essere il più realista possibile. Il problema è te sei lì, perché i giocatori, secondo me, giocatori, la società, insomma, tutto quello che vi pare, c'è stata ma mancanza di voglia, di gioco, di comunque far sì che esprimessero la loro qualità in campo. Sarà stata colpa delle scelte del tecnico, chiamiamo così, dello staff, sarà colpa dei giocatori che sembrano già a volte controvoglia. Sarà che sono bolliti, perché sarà anche bello, perché ieri sul tempo i bimbi erano bolliti, per l'ennesima volta erano bolliti, se ve le vi pare. Questa per me è stata la delusione. Perché, per quanto chiaramente sì, ti ci puoi arrabbiare uguale, però dici, sai, hai fatto una squadra che non, cioè proprio non è da categoria. Al giocatore va in culo, per dire, va in culo società, va in culo presidente Don Prato, va in culo, però alla fine te ne fa una ragione. Io personalmente no, perché no, quella che la cosa che mi fa girare il cazzo è quando, non lo so, per dire,
hai un macchinone, stavo di Ferrari, ma Ferrari sembrava troppo come paragone. Hai un macchinone, te la compri, però poi va a 50. No, sei del genere. Ripeto, voglio ripetere perché magari uno poi mi può prendere male. Non dico che ci vuole la squadra per lottare chissà per cosa, ma di certo non da retrocedere nemmeno per lottare fino all'ultimo per non retrocedere. Serve una servizio tranquilla. Una servizio tranquilla. Una sorta di come hanno fatto quest'anno in Serie A. Una sorta di chi è che l'ha fatto? Sì, tipo Udinese, quelle un po' sopra Udinese, ma lì, tranquille. Comunque. Questo è quello che penso su, cioè, io principalmente su perché sono incazzato. Poi, un'altra cosa è successa, che ho sentito dire, ieri sono andato via. Pinzoglio, storia Pinzoglio. Allora, io, anzi, non dico niente, non dico niente del semplice fatto che potrei rischiare di essere, diciamo, andando a contro l'umanità. Perché, come ho già detto all'inizio video, chiaramente mi rendo conto che il Livorno, insomma, il calcio è uno sport, ma allo stesso tempo a me mi danno noia quelli che dicono, ma cosa, è uno sport, cosa vuoi sia, è una partita, de, blah, blah, blah. Io sono d'accordissimo, che non bisogna, cioè alla fine si sta parlando comunque di calcio, però sono piano disaccordo, ma non senti dire, è solamente una partita, solamente. Io parlo per me, Livorno. Non è così, non, cioè, io Livorno penso che per un tifoso vero che tiene alla squadra non è solamente una cosa così, cioè ti entra dentro e non ti devi nemmeno azzardare a fare discorsi del tipo solo calcio, solo uno sport, a te la vita va avanti uguale, è vero, la vita va avanti uguale. Poi posso garantire che ieri l'ho accusata parecchio per questa cosa qui, ma tanto. Questi discorsi mi danno noia e di Pinzolo non dico niente perché potrei, ripeto, rischia di essere di essere contro umano, ecco, diciamo, di andare contro il buon senso, via. Quindi niente, scusate se l'ho tirato fuori e poi me lo so rimangiare, scusatemi. Niente, questo è quanto il mio pensiero e in maniera molto superficiale la partita. Partita che, ripeto, è voluto sciupare. Che vi dirò anche un'altra cosa, ma li chiude. Secondo me, alla fine, cioè, ci speravo, però alla fine succedeva uguale. Perché se lo messo alla fine passava e andava a beccare la Salernitana, cosa che alla fine ha beccato il Lanciano, laggiù era veramente difficile, anche se la palla è tonda e poteva succedere tutto. Senti, sì. Però se me ne succedevi con, no, un po' di dignità in più, perché alla fine comunque, anche se te l'avevi salvato, sì, alla fine rimane incazzato perché ti salvavi, però ti incazzi uguale perché non è possibile soffrire così tanto, per dire. Quindi, però, ripeto, alla fine poteva essere brutta, ma un po' meno brutta la recessione, ecco, perché vi dirò la verità, secondo me, come ho detto ora, se andavi a playout e beccavi la Salernitana, come infatti è successo, e vi ho detto prima, sto dicendo le stesse cose, per il Lanciano, laggiù era veramente un casino. Si è già visto quando era, 3-4 settimane fa, che sono andati laggiù. No, di più forse, insomma, l'ultima si è fatta con la Salernitana e si è perso 3-1 laggiù, insomma, niente. Comunque, l'ultima cosa e poi vi lascio. La cosa che spero veramente, io dio a nome e credo di tutti i tifosi, è che ok, si è retrocesso, poi come il Palma, nel senso, il Palma addirittura è fallito, però tira fuori un progetto, tirate fuori un progetto con calma, perché lega proprio in me incasina, che poi non viene su, è difficile, cioè lì veramente va avanti chi c'ha più grinta. In Serie B ci vuole, a parere mio, un po' di qualità, ma lega pro è esclusivamente grinta. E si fa una squadra che comunque ha veramente voglia, che tiene comunque alla maglia, alla squadra, cosa che non so nemmeno come fa a farla, però. E non ci sono più, devi stare addirittura attento. Che il prossimo anno metà giocatore se ne va tutto in prestito. Tra l'altro, insomma, e niente. Quindi io chiedo per favore, anche se non so che non è che Aldo, chi ci sarà perché dice che Aldo ma le vende. Comunque, non so che non vuoi dare il video, però la cosa che spero veramente è che possiate fare un progetto per far sì che Livorno possa tornare dove merita. E Livorno non è che merita andare in Champions League, no.
ma nemmeno la Lega Pro. Ecco, questa è la cosa, spero. E un'altra cosa, l'ultima cosa invece di ruota dell'altre, e il video alla fine dura più del previsto, me lo immaginavo. No, per chi magari segue i video, allora molto, non sicuramente, molto probabilmente io video, cioè per quanto riguarda i video su commenti, è la serie che è da 3 anni, se non sbaglio, che faccio, credo che si giunga al termine, per il semplice fatto che vi dirò, quest'anno mi sono trovato a volte in difficoltà, non so se avete notato, ma la maggior parte dei video vengono fatti, vengono registrati il giorno dopo, la mattina, perché diciamo magari nel giorno, al contrario di come ho fatto a volte, magari nella serata stessa, no, dopo la post partita, magari non ho la possibilità. E quindi diciamo che i video in sé per sé, ormai quest'anno avevo deciso di finire la serie, però i video in sé per sé, diciamo, a livello di tempisti, a livello di comunque cose che ho da fare, mi pesano un po', ma la motivazione principale non è questa, ma bensì che io non so dove guardare le partite in Serie C. Non so dove guardarle, io sinceramente li fa come a volte vedo di altre gente, di altre persone, no? Che magari fanno su altre squadre, che magari commentano vedendo sì, le lights, a me non mi garba. Mi garba sì. Magari poi sbagliando tutto, perché magari la vedo in maniera diversa, poi mi garba dire la mia basandomi su comunque sulla partita, su tutta la partita, ecco. E ovviamente di far così non me la sento. E quindi molto probabilmente la serie video commenti su Livorno finisce qua. A me dispiace perché comunque mi sono sempre divertito nonostante tutto, nonostante sono davanti alla telecamera, poi mi sono divertito. Lo trovo anche una sorta di sfogo, ma non ce la sfogami sulle partite. Però probabilmente finisce qua. Poi chissà, magari ci rivedremo, non lo so. Probabilmente momentaneamente la serie finisce qua. Quindi niente, detto questo è tutto. Poi non mi sono sfogato, no? Parlando di questa serie, mi sento non meglio, però meno incazzato, perché la rabbia è tanta. E niente, detto questo, non è che ci vediamo al prossimo video, non lo so. Ci rivediamo sul canale YouTube, in pezzi, con altri video, chi lo sa. Via, ciao a tutti. Ah, grazie per tutti quelli che in questi 3 anni comunque hanno sempre visto i video, hanno addirittura commentato, messo mi piace, questa cosa. Grazie. Ciao a tutti.